Nelle scorse puntate abbiamo seguito l'acqua, l'argine del fiume Tergola, la storia millenaria di questa terra. Ora cercheremo l'arte, la contemporaneità di opere meravigliose progettate dall'architetto Quirino Di Giorgio. San Giorgio delle Pertiche, dove acqua, storie ed arte si elevano. Buongiorno Sindaco. Ciao Ida, bentornata a San Giorgio. Grazie, grazie, è sempre un piacere. Una giornata freddissima, ci siamo lasciati in primavera, ci troviamo con il freddo, ma San Giorgio delle Pertiche è sempre affascinante. È bellissima in tutte le stagioni. Adesso è freddo, ma vedrai quanto bello è il nostro territorio anche d'inverno, soprattutto una giornata così di sole. Siamo di nuovo qua, sotto la torre millenaria, lungo il corso del fiume Tergola, tutte cose che assieme abbiamo già scoperto. Ma dove il fiume Tergola incontra un'architettura progettata da Quirino Di Giorgio, un architetto che ha lasciato la sua firma nell'Alta Padovana, in tutto il territorio del Veneto, ma che a San Giorgio delle Pertiche ha fatto proprio delle importantissime opere che oggi vorrei accompagnarti a scoprire. Ne abbiamo subito una qui alla nostra destra e rimanere senza fiato. Questa è un'opera futuristica dove questo cemento armato in forma ellittica incrocia quella che è la natura, l'acqua. Il fiume Tergola che un po' rappresenta quel corso d'acqua che negli anni ha dato la vita a questo territorio dove sorgevano mulini e dove la storia millenaria di questo comune, di questo territorio si è sviluppata. Ecco, oggi vedrai come il cemento armato e le forme ellittiche caratterizzano il nostro comune appunto con queste bellissime architetture. Quirino De Giorgio lo chiamava il Memoriale, un'opera importantissima, come abbiamo detto all'inizio, che si eleva verso il cielo perché progettata per un luogo sacro. Un luogo sacro, questo è il cimitero del nostro capoluogo, progettato negli anni 70 da Quirino, è forse l'opera più importante che Quirino ha realizzato nella sua lunghissima carriera di architetto. È un memoriale moderno, sempre col cemento armato, sempre con delle forme molto molto particolari e soprattutto ricalcando la forma ellittica, la stessa che abbiamo visto prima lungo il fiume Tergola, che è una forma che riporta all'infinito, a quello che è una porta, a quello che è un collegamento che deve esserci tra il presente e il passato, tra la terra e il cielo, tra noi e i nostri avi. Ma per spiegare bene questa importantissima opera ci aspetta il vice sindaco Alberto Corsini. Alberto, entrando qui dentro, la prima cosa che mi colpisce sono queste forme curve. Non vedo nemmeno una linea retta. Sì, te lo confermo. Quello che diceva prima il sindaco è verissimo. Questo posto è stato pensato per accogliere, per abbracciare coloro i quali vengono a trovare i propri defunti. Questo è un cimitero particolare di un'architettura innovativa che ha abbracciato di fatto il vecchio cimitero che ora non c'è più. Verissimo, tu devi pensare che il cimitero di San Giorgio delle Pertiche era, come tutti i cimiteri tradizionali, a pianta quadrata. La costruzione di Quirino De Giorgio è stata fatta attorno, due ali con delle logge a livello superiore e un sentiero semi-incassato molto più intimo che conduce alle cappelle di famiglia. Se voi osservate quest'ala del cimitero di San Giorgio delle Pertiche, vedete queste ali in cemento armato che richiamano niente meno che il dolphin, vale a dire il pettine o ferro della prua della gondola. E quindi potete immaginare, questo sembra un disegno, un'opera d'arte costruita con il cemento armato. Ma chi era Quirino De Giorgio? Quirino De Giorgio era un architetto, ma come dicevo prima anche un ingegnere, che ha vissuto tutto il Novecento, perché è nato nel 1907 ed è morto nel 1997. E ha realizzato tantissime opere, soprattutto qui nel Veneto, ed essendo un rappresentante di punta del futurismo, ha saputo fondere benissimo la solidità del cemento armato e del ferro e dell'acciaio con il movimento tipico del movimento futurista. Tra l'altro lui ha scelto proprio di riposare qui. Sì, essendo quella che io definisco la migliore per il gusto personale delle opere di Quirino De Giorgio, noi siamo come amministratori e cittadini doppiamente onorati di avere qui i suoi resti mortali.
Guarda, una delle cose che rendono formidabile questo memoriale è dato dal fatto che è stato realizzato in opera. Qui non ci sono parti prefabbricate, tant'è vero che i casseri originariamente utilizzati per realizzare questa struttura sono ancora conservati nell'archivio di Quirino De Giorgio a Vigonza. Sì, che aveva anche una grande passione ed era quella per l'automobilismo. Sì, pienamente conforme ai canoni del futurismo, Quirino De Giorgio era un pilota di auto sportive, tanto da aver corso diverse mille miglia. E questa è un'interpretazione mia e tua, Ida. Sì. Abbiamo visto in questo percorso una sorta di circuito automobilistico nel quale l'artista ha voluto dilettarsi. Eccoti Daniele, io stavo osservando proprio queste cappelle che sono al piano inferiore, sembrano veramente delle case per riposare. Eh sì, questa è una delle più belle particolarità di questo edificio, di questa infrastruttura, che credo ti abbia lasciato a bocca aperta, sì. Veramente meravigliosa, come meravigliosa è l'edificio che stiamo per andare a vedere, l'ex mobilificio De Toni in centro ad Arsego, che è un'altra delle meraviglie di Quirino De Giorgio. Andiamo. Andiamo. Ci troviamo a Palazzo De Toni, anche qui l'architettura tende ad avvolgere lo spazio. Questo edificio realizzato nella metà degli anni 70 dall'architetto De Giorgio, commissionato dalla famiglia De Toni, che era un'importante famiglia di mobilieri, avevano degli importanti mobilifici, nasce appunto come sede della mostra del mobile. Qua vediamo ancora la forma ellittica, questo arco elicoidale. Vedi Ida, la particolarità di questo edificio sta nel fatto che è senza colonne e questa facciata divisa in due calotte, divisa da quella striscia di finestrelle che vedete, la parte sotto è autoportata da quella sopra ed è collegata con questi tiranti in acciaio che sostengono la struttura, quindi anche dal punto di vista non solo architettonico ma ingegneristico una perla molto rara. Oggi questo palazzo negli anni si è convertito d'uso e ospita una delle più importanti realtà produttive del nostro comune, ma soprattutto una delle più importanti pasticcerie d'Italia, che è la pasticceria Marisa, con il pasticcere Luca Cantarini che ora conosceremo. Ospiti della pasticceria Marisa dentro a Palazzo De Toni, facile e naturale collegare il piacere visivo dell'architettura al piacere del palato. Ne parliamo con Luca. Ma beh, grazie per questa accoglienza. Io direi che sono due P che si accostano, pasticceria e palazzo. E cosa dire, che è un attimo, sai, passare dall'architettura all'architettura del gusto. Dalla pasticceria Marisa viviamo l'architettura del gusto, perché c'è qualcosa di unico ogni volta che si entra e si è entrati in questo palazzo. La pasticceria Marisa è detentrice di grandi emozioni e grandi premi. Con questo mi metti un po' in imbarazzo, però non possiamo nasconderlo. Ne abbiamo tantissimi, siamo orgogliosi di essere partecipi a questo paese, insomma. Io sono legato moltissimo dalla mia famiglia, penso che dal 1890 abbiamo dei riconoscimenti in questo nostro paese. Quindi riconoscimenti importanti, e sono quelli del vostro paese, quelli a cui tenete di più, ma noi anche del pubblico a casa vogliamo carpire qualche segreto dei vostri. Cosa dici, mi porti dentro le tue cucine? Allora andiamo. Rosso Valentino, rosso come le rose, rosso come i lamponi. Qui gli ingredienti si rincorrono. Eh sì, non posso mancare a San Valentino. Rosso, lampone e lici. Qui in pasticceria giochiamo non solo con i colori, ma con i sapori. Luca, che cos'è questo tripudio di colori? Ma sai, qua parliamo di lampone, frutto della passione, cioccolato, sai che abbiamo il mondo in questo. Qui abbiamo il mondo, quindi non serve altro, e ti dica altro. Luca, mi prendo due twist dei tuoi. Certo. Twist, che vuol dire giro, giro del mondo, sì. Perché io parto in cerca del sindaco che ho perso, ma so dove trovarlo. Eccolo il sindaco. Mi hai trovato? Assolutamente sì, sapevo che ti trovavo qua al tramonto con questo paesaggio meraviglioso, con questi riflessi che danno una luce particolare a quel palazzo lì.
anche lui, detentore delle opere di Quirino Vittorio. Oggi sulle orme di Quirino abbiamo visto la fontana in piazza San Giorgio sul fiume Tergola, quella grandissima vasca elicoidale, abbiamo visto il memoriale, l'opera più bella forse di Quirino, abbiamo visto il Palazzo De Toni e la pasticceria Marisa, ma Quirino ha lasciato la sua impronta anche qui su quel palazzo che si affaccia sulla piazza di Arsego. Quei bellissimi abbaini molto particolari sono stati disegnati sempre da Quirino Giorgio, che quindi ha disseminato della sua arte il nostro comune. Ora qui in centro ad Arsego siamo tornati anche con l'acqua, altro filo conduttore di questo nostro percorso, ed è arrivato il momento di salutarci. Sì. Io volevo ringraziarti a nome della mia comunità di San Giorgio de' Tertiche per averci accompagnato in questo percorso alla scoperta di alcune delle cose più belle, più particolari e più curiose del nostro territorio. E voglio darti appuntamento per un nuovo percorso tutto da ideare e da scoprire in questi nostri tre bellissimi paesi, Arsego, San Giorgio e Cavino. Certo, perché tante sono ancora le cose da portare a casa al nostro pubblico e io sarò onorata di tornare qui a San Giorgio delle Pertiche, terra di acqua, di storia, di arte, di cultura, di fiera e proprio da qui di folklore con la fiera di Arsego, perché io sono già stata e tornerò. Grazie. E grazie anche a voi, naturalmente, gentili telespettatori, di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.retaveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata. Naturalmente io vi aspetto alla prossima puntata.